Innanzitutto la calcolosi renale è veramente un problema frequente, un problema che interessa una fetta di popolazione ampia. Si parla intorno al 9% delle persone nel mondo occidentale che sperimenta nella vita un episodio di colica renale e di dovuta ostruzione da calcolo. Quindi, numeri molto importanti di pazienti che soffrono di questa malattia. Indubbiamente la cosa che salta all'occhio della colica renale è il tipo di presentazione. Molte persone quando hanno un dolore in regione lombare pensano che questo sia un dolore legato a una colica renale, che sia un problema di un calcolo dei reni. In realtà la maggioranza dei dolori che noi abbiamo in regione lombare sono dolori muscoloscheletrici, quindi non sono dolori dovuti a un'ostruzione urinaria. E allora come lo riconosciamo invece un dolore dovuto all'ostruzione urinaria? Beh, come è stato detto prima, innanzitutto è un dolore forte. È un dolore che in una scala da 1 a 10, dove 10 è un dolore fortissimo, insopportabile, un dolore da morire, e dove uno invece è un dolore lievissimo, viene etichettata come dai pazienti che la soffrono come un dolore 7 su 10, 8 su 10, quindi un dolore estremamente forte. Un'altra caratteristica del dolore della colica è il fatto che si presenta in modo acuto e lo stesso acutamente può scomparire, cioè magari dopo un quarto d'ora in cui uno si sta rivoltando dal dolore lancinante, improvvisamente il dolore si attenua e addirittura dopo un altro quarto d'ora, mezz'ora, si trova a essere praticamente asintomatico, quasi come prima che comparisse il dolore. Poi magari si ripresenta o magari la colica dura di più, però talvolta può anche essere così breve, durare mezz'ora, un'ora e poi regredire spontaneamente e lasciare magari solo un senso di indolenzimento. Un altro segno caratteristico del dolore della colica renale è il fatto che si accompagna spesso a nausea o vomito. Questa è un'altra caratteristica, molto spesso abbiamo dolori che anche molto forti, ma che non necessariamente si associano a questo tipo di sintomi, invece la colica renale tipicamente può dare nausea o vomito. Allora, vediamo, qui abbiamo una rappresentazione delle vie urinarie e i calcoli si possono formare di solito a livello del bacinetto renale, praticamente in questa zona, vediamo se riuscite a vedere il puntatore, sì, forse si riesce a vedere, cioè in questa zona del rene dove si raccoglie l'urina prodotta dal rene, qui nel bacinetto si forma il calcolo che magari può rimanere anche lì. E attaccato alla struttura della papilla del rene e non necessariamente andare invece a percorrere le vie urinarie. In quel caso è un calcolo che può stare lì degli anni, asintomatico, uno non sa neanche di averlo, non dà nessun segno di sé. Infatti si dice che in quel 9% di popolazione affetta da calcoli c'è anche una grossa fetta di persone che l'hanno riscontrato per caso. Perché non aveva dato nessun segno di sé, il calcolo è lì nel bacinetto e non dà segno di sé, non si muove. Quando invece si muove il calcolo e si stacca da lì e si impegna nelle vie urinarie, allora vediamo che i due punti dove il calcolo si può fermare sono prevalentemente il giunto pielo-ureterale, cioè questo, dove dal bacinetto si passa all'uretere, vedete qua un grosso calcolo più di un centimetro ad occhio, così che proprio occlude l'inizio dell'uretere, oppure scendendo verso la vescica, qui vediamo a sinistra la rappresentazione della vescica, il calcolo si ferma o a metà del percorso dell'uretere, anzi un po' più giù della metà, dove di solito dove l'uretere passa a cavallo dei nostri vasi iliaci, dove fa un piccolo sifone, oppure può progredire e arrivare fino in zona premurale, dove lo vediamo indicato, cioè proprio immediatamente prima dello sbocco in vescica, ed è lì che spesso ostruisce completamente il deflusso urinario.
Se l'urina riesce a passare lo stesso, magari uno può avvertire un dolore, ma un disagio, un fastidio. Se ostruisce completamente e improvvisamente, il dolore è quello che dicevamo prima, un dolore acuto, molto forte, ed è proprio dovuto alla peristalsi dell'uretere, cioè l'uretere cerca di muoversi come fa il nostro intestino per far procedere le feci. Anche l'uretere è dotato di peristalsi e di movimento che facilita il deflusso urinario e questa contrazione dell'uretere che cerca di far avanzare la colonna d'acqua dell'urina è quello che provoca il dolore. Un dolore, come dicevamo prima, forte, un dolore che si accompagna spesso a nausea, a vomito e a un senso di malessere particolare. In realtà per alcune persone l'episodio di un calcolo, di un'ostruzione da calcolo, il primo calcolo, può anche essere dovuto a una sorta di comportamento, di abitudine comportamentale. Ci sono persone che bevono pochissimo e quindi queste persone, se cambiano il loro stile di vita e iniziano a bere abbondantemente e quindi a fare in modo che i nostri sali, che il nostro rene continuamente filtra, riescono a essere diluiti in un più ampio volume di acqua e di conseguenza meno probabilità che questi sali cristallizzino e formino delle concrezioni. Concrezioni che talvolta formano il sasso che abbiamo visto, il sassolino, il calcolo. Altre volte invece non arrivano a produrre un calcolo, ma si fermano a essere della sabbiettina, la cosiddetta renella. Per chi ha avuto modo di espellerla e di vederla talvolta sul sedimento urinario, si può, vedo cenni di sì dalla sala, ma effettivamente può avere l'aspetto dello zucchero di canna, proprio zucchero di canna nel senso brunastro, granellini brunastri sul sedimento urinario. Quindi è sufficiente anche la sabbiettina, talvolta magari se l'uretere è un po' angolato, dove passa sopra i vasi, come vi dicevo prima, oppure in zona premurale se la sabbiettina è tanta e si è mossa di colpo dal bacinetto ed è arrivata lì in maniera un po' rapida, basta anche quella per ostruire, se non parzialmente, in gran parte del flusso dell'urina. Quindi anche la renella può dare una colica renale a tutti gli effetti esattamente come un calcolo. Ma dicevo, un unico episodio sperimentato da una persona che non beveva niente, e ci siamo in tanti in quei gruppi che bevono poco, perché talvolta anche solo per impegni lavorativi uno si trova a metà pomeriggio che si rende conto che ha bevuto poco durante la giornata. Quindi ecco, se è così, basta effettivamente cambiare stile di vita, basta mettersi a bere adeguatamente e poi vedremo quanto, e per scongiurare eventuali recidive e per riuscire a far passare il calcolo o la sabbiettina. Ci sono persone che hanno sperimentato la calcolosi una volta sola nella vita, o magari due volte in un periodo ravvicinato, perché magari la sabbiettina o i calcoli erano un pochettino di più e ci ha messo un pochettino a espellerla, o non si è mobilizzata subito dalla zona del bacinetto urinale impegnandosi verso le vie urinarie. Però insomma l'episodio è stato legato a un certo periodo della vita. Ci sono diverse persone così. Ed è quello che intanto vogliamo sempre scongiurare noi, cioè cercare almeno in queste persone fare in modo che non sperimentino più episodi di calcolosi e ovviamente dargli i giusti consigli per prevenirne la nuova formazione. Ci sono invece persone che anche con accorgimenti come quello del bere sono comunque dei produttori di calcoli. Qui vedete enumerate una serie di condizioni che ci fanno predire chi può essere più a rischio appunto avere recidive di calcoli, cioè di diventare un produttore di calcoli seriale, visto che usiamo questo termine in altri contesti. Un produttore di calcoli che ripete la produzione di calcoli. Chi ha una familiarità positiva, per esempio, cioè chi ha nei familiari già altri casi di calcolosi. Chi ha infezioni urinarie ricorrenti. Ci sono calcoli che si formano proprio a causa dei batteri, di alcuni batteri in particolar modo, e l'infezione ricorrente può facilitare la produzione del calcolo. Ci sono persone che hanno
vari motivi di malassorbimento intestinale, da malattie o anche esiti di bypass gastrico per chirurgia bariatrica, per ridurre il peso corporeo. In questo caso il malassorbimento determina poi un grande aumento della produzione dell'eliminazione urinaria di ossalati e quindi questo si associa a calcolosi ed è necessario prendere della terapia per prendere integratori di calcio, pensate, per proprio chelare, per legare questo ossalato e fare in modo che l'ossalato dell'intestino venga eliminato con le feci e non venga assorbito, riducendo in questo modo l'eliminazione urinaria di ossalato e prevenendo la formazione di nuovi calcoli. Ma anche l'obesità stessa di per sé è un fattore di rischio per calcolosi, come in generale la sindrome metabolica, quindi insulinoresistenza, habitus poco, ipertensione arteriosa, prediabete, habitus poco propenso all'attività fisica, sono tutte predisposizioni, il diabete stesso, predisposizioni a formare calcolo. E infine ci sono malattie in cui c'è un meccanismo di proprio patogenetico di creazione di calcoli come l'iperparatiroidismo, che è un iperfunzionamento di alcune nostre ghiandole che regolano il metabolismo del calcio e che possono appunto determinare una maggiore produzione di calcoli. O altre malattie come la sarcoidosi o malattie rare come la cistinuria, una malattia in cui il rene ha deficit di alcuni enzimi che fanno sì che alcuni aminoacidi non vengano riassorbiti dal tubulo renale e quindi si ritrovino nelle urine. Questo capita proprio per la mancanza di un enzima, la cistinuria, che fa sì che quattro aminoacidi non vengano riassorbiti e quindi siano in grande quantità nelle urine, ma questi aminoacidi sono solubili nell'urina e non hanno problemi tranne uno, la cistina. La cistina si aggrega, cristallizza e forma calcoli. E chi ha la cistinuria sicuramente è un produttore seriale di calcoli. Quindi, come vedete, le cause possono essere varie per la formazione di calcoli. Adesso, così, giusto per farvi capire la varietà dei calcoli, ricorro a queste bellissime foto di una grotta famosa, che è la grotta di Toirano. Non so se il proposito Sì, ci sia sì, sì. stato. È una grotta nella zona della riviera di Ponente della Liguria, vicino a Loano, dove credo che ci sia la varietà più ampia di tipologie di deposizioni calcaree al mondo, perlomeno in Europa. Credo che sia veramente uno dei posti più famosi per la varietà di tipologie di concrezioni calcaree. Quindi non c'è solo la stalattite che abbiamo imparato a vedere, o la stalagmite da vedere, ma ci sono una quantità diversa di deposizioni calcaree che vanno da quelle più classiche che conosciamo a queste colate che sembrano le canne di un organo. E la cosa che cambia, lì è bello, ve la faccio vedere perché praticamente immaginate che la montagna dove c'è questa grotta di Toirano sia il nostro organismo. No? Bene o male, i soluti che filtrano dalle pareti di questa grotta sono gli stessi un po' in tutte le camere, probabilmente, forse l'acqua defluisce più in una che nell'altra, però in generale la montagna è quella, quindi la costituzione della montagna è quella, quindi i sali saranno più o meno simili. Però basta che una stanza, una camera della caverna sia una camera con un certo tipo di temperatura e di umidità, piuttosto che sia ogni tanto invasa dall'acqua che poi se ne va via, o addirittura, come nell'ultimo caso che io credo di aver visto solo nella grotta di Toirano, di questi mammelloni così, che sono praticamente delle stalattiti che sono formate sott'acqua. O comunque con un'acqua che ogni tanto se ne andava, ma prevalentemente erano sott'acqua. Quindi questi sono tutti esempi di possibili concrezioni calcaree che hanno aspetto diverso a seconda di anche l'ambiente che ci sta intorno. Addirittura nelle stanze verso l'uscita
Nella grotta c'è un corridoio con tutta una serie di concrezioni calcaree sulla parete che è simile a quella che vedete in questo pannello, ma diversa perché lì la quantità di batteri presente nell'aria che abita quella caverna è molto più elevata che non nelle zone più remote e più profonde della caverna. Quindi anche la percentuale di batteri nell'aria o sulla parete possono determinare comportamenti diversi dell'accrescimento di questi depositi calcarei. Allora, dopo questa divagazione così un po' iconografica, torniamo a Rene. Pensate che i reni vengono perfusi da una quantità di sangue, è facile da ricordare perché è il quinto della gittata cardiaca, quindi la gittata cardiaca sono 5 litri al minuto, un quinto è circa 1 litro al minuto, che su 1440 minuti di una giornata sono 1440 litri di sangue che circolano in due reni che sono grossi 11 centimetri per 5, per 5, così. Di questi, l'acqua che viene filtrata sono circa 110 millilitri per minuto, che vuol dire circa 180 litri al giorno. Quindi è chiaro che per filtrare una quantità di acqua così, acqua che viene filtrata con delle sostanze al suo interno che poi vengono riassorbite dal tubulo renale. Quindi tutto questo meccanismo di filtrazione e riassorbimento del tubulo, che sui 180 litri poi ne riassorbe 179 o 178 e mezzo, se uriniamo 1,5 litri, vuol dire che su 180 litri i reni decidono di far arrivare nell'urina finale soltanto 1,5 litri. E questo dipende da quanto noi beviamo, se decidiamo 1,5 litri, 1,5 litri, se beviamo 2 litri sarà 2 litri, se beviamo 5 litri saranno 5 litri, perché i nostri reni regolano i nostri volumi, se i reni funzionano adeguatamente, regolano i volumi in modo perfetto. Una persona che ha dei reni sani, se quello che beve urina, sostanzialmente toglie il sudore, che ovviamente è esattamente un'altra via di eliminazione dei liquidi. Per cui pensate quindi la quantità di soluti che passano dal rene e pensate quindi com'è delicata e magicamente gestita dai reni la non precipitazione di questi sali a livello dei reni. Talvolta, tornando allo schema che dicevamo prima, i reni funzionano perfettamente, ma basta che l'uretere in un certo punto del suo decorso sia angolato, faccia un sifone un po' più accentuato. Capitava per esempio alle persone che avevano 6-7 gravidanze, di avere un rene che scendeva un pochettino, allora l'uretere si trovava a essere un po' più lungo del dovuto e faceva magari un'angolazione, un sifone. E il ristagno di urina in quel sifone faceva sì che magari i cristalli si depositassero nel tempo, lentamente, in quella zona lì. Questo per esempio, qui talvolta i reni funzionano bene, la gestione dei liquidi è accurata, però in generale basta un ristagno di urina per determinare la formazione di aggregati e di calcoli. Lì è abbastanza tipico perché quella persona sarà una persona che forma calcoli solo da quel lato. Quindi è una calcolosi tipicamente monolaterale. Nel caso specifico che vi ho rappresentato. Invece, quando il difetto è un difetto proprio o perché uno beve proprio niente, quindi c'è una concentrazione di cristalli, cioè di sali nell'urina così elevata da arrivare al punto di aggregazione, perché c'è un punto proprio al di sopra del quale questi cristalli tendono ad aggregarsi, allora a quel punto questo capita a livello di entrambi i reni, non è che capita più da un lato che dall'altro, quindi tipicamente tutte le cause metaboliche, diciamo così, di produzione di calcoli ovviamente danno loro una calcolosi che di solito è bilaterale. Poi ovviamente ci sono tutte le situazioni intermedie in cui uno ha sia un difetto anatomico da una parte, ma magari anche una tendenza a fare calcoli. E le farà prevalentemente da quel lato, però ogni tanto anche dall'altro, per dire, possono ovviamente verificarsi un po' tutti gli scenari. Però ecco, mi piaceva farvi vedere questo per farvi capire come
talvolta anche dei calcoli formati dagli stessi componenti, calcio salato, calcio fosfato, possono comunque poi avere forme diverse, proprio perché magari avvengono in un contesto di velocità di flusso urinario diverso, per esempio, e per cui avere delle forme totalmente diverse. Un cenno alla diagnosi. Come facciamo la diagnosi? Cosa si fa quando compare la colica, c'è il dolore acuto e il dolore appunto fa stare male? Beh, ovviamente se il dolore è tale da doversi rivolgere a un pronto soccorso perché c'è vomito, non si riesce a idratarsi, è chiaro che se abbiamo detto l'importante è idratarsi, eccetera, quando c'è una colica uno cerca di bere, cerca di, e soprattutto se ne ha già avuta una. Talvolta il bere, se c'è l'ostruzione, esacerba addirittura il dolore. Pensate, il bere acutamente può fare venire, accentuare la colica o farla ricomparire se è appena passata. La cosa importante è fare la diagnosi, capire che cosa c'è. Quindi oggi l'esame per eccellenza è l'ecografia. Mi capita di vedere certe volte pazienti che arrivano da me con un'ecografia che fa vedere la dilatazione magari del bacinetto, magari una dilatazione scarsa, però non hanno fatto ancora un esame dell'urina. Invece l'esame dell'urina è un altro principale esame da fare perché quando c'è un calcolo nelle vie urinarie, in qualsiasi luogo si trovi, se sta impegnando le vie urinarie e sta dando colica, c'è sangue nell'urina. C'è presenza di globuli rossi nell'urina, magari non in quantità, però tracce di sangue ci devono essere, se no non è una colica renale, è difficile che ci sia un calcolo che ostruisce e che non, grattando la parete non provochi sangue nell'urina, se non visibile almeno trovabile allo stick dell'urina, all'esame dell'urina chimico-fisico, che ci permette di vedere proprio la presenza di globuli rossi. Quindi, ecografia, esame dell'urina. L'ecografia ha un'ottima specificità, cioè quando si trova il calcolo c'è. Magari lo sovrastima, l'ecografia sovrastima il calcolo. Quando dice un calcolo di 1 cm, spesso è di 0,6-0,7 mm, lo sovrastima un po', però quando lo vede c'è. Di converso, quando non lo vede non è detto che non ci sia. Quindi l'ecografia ha una bassa sensibilità. Talvolta se il calcolo è, torniamo a quello schema, è proprio qui, in una zona distale dell'uretere poco prima della vescica, non lo si vede, si fa fatica a vederlo. È più facile vederlo quando è appena prima della vescica, quando è premurale, quando è qui. Ma quando è nella parte distale dell'uretere, la parte distale dell'uretere è profonda, ci sono le ansie intestinali davanti, per l'ecografista è molto difficile vederlo in quella zona. Quindi alta specificità ma bassa sensibilità. Quindi se non è stato visto il calcolo, ma il paziente ha tutti i segni di calcolosi, allora l'esame ecografico non è sufficiente. E si può passare a un esame di superiore livello. L'esame di superiore livello, oggi come oggi, più utilizzato è una TAC basale. Cosa vuol dire basale? TAC senza il mezzo di contrasto. La TAC permette di vedere la posizione del calcolo. Ovviamente non è un esame che si fa a cuor leggero, un esame relativamente costoso, non tantissimo, ma è un esame tra quelli costosi e che dà una certa dose di raggi, perché sono strati di varie lastre, di molteplici lastre. Tuttavia ci sono anche adesso protocolli di TAC low dose, si chiama, cioè TAC a bassa dose, in cui gli strati e la definizione, la forza dei raggi che vengono inviati al paziente è più bassa e quindi è estremamente fattibile, addirittura è proponibile benissimo anche alla donna gravida, che una volta era il motivo un pochettino di imbarazzo da parte del medico il fatto di andare a fare una TAC in una donna gravida. Quindi la TAC è un esame con una specificità e una sensibilità altissima, cioè se il calcolo c'è lo vede e se non c'è non ne vede di falsi, cioè non, difficilmente ha artefatti. Ci sono dei criteri per dire quando fare la TAC e quando no,
che semmai possiamo discutere poi, se volete, in discussione. Che cosa dobbiamo fare noi quando il paziente ha una colica? Abbiamo visto che il calcolo c'è, abbiamo fatto l'eco, si è visto il calcolo, quindi c'è, oppure non siamo riusciti a vederlo, ha fatto l'attacco e abbiamo visto il calcolo, a quel punto il calcolo c'è, e allora a quel punto cercheremo di capire dal tipo di calcolo, dalla grandezza e dalla forma del calcolo se sarà un calcolo in cui possiamo attendere. Possiamo attendere per cercare di farglielo espellere spontaneamente, spontaneamente o aiutato con qualche rimedio farmacologico, perché un tentativo di espulsione è un tentativo che si può immaginare di fare. Ovviamente bisogna darsi dei tempi, non è che uno può dire va bene, cerchiamo di espellerlo e vediamo, tra 6 mesi gli fa un controllo e vediamo, no, perché in 6 mesi può essere che il calcolo non sia espulso, che l'ostruzione sia stata completa, a quel punto quando il rene è poi completamente ostruito, cioè se uno ostruisce completamente il rene fa male per un po' di ore, fa male per un po' di giorni magari, però poi dopo un certo momento smette di far male il rene, cioè dopo non protesta più, dice va bene, non ce la faccio più, non produco più urina e la colica si placa, però il problema è che non avviene subito, è prima di arrivare a quello uno ha delle coliche, però è per dirvi che se un calcolo si è stabilito nell'arco del tempo, e quindi la colica è stata una cosa così non fortemente acuta, eccetera, comunque non va dimenticato il calcolo, perché se si forma un'occlusione completa, a quel punto il rene, dopo un po', ti accorgi di avere un rene escluso, un rene che non può più funzionare. Abbiamo perso metà della nostra patrimonio nefronico, cioè ci siamo giocati un rene, per dirlo in slang. Quindi è chiaro che non bisogna dimenticare, però diciamo un mese di attesa con le dovute precauzioni per cercare di espellere un calcolo che sia intorno ai 5-7 mm, allora questo ha un senso farlo, a meno che non sia proprio di una forma particolare, molto spigolosa, che non può, magari che è già lì da tempo, già visto più piccolo prima e si è visto che non va, allora in quel caso no. Se è prima colica, calcolo di dimensioni piccole, 4 o 6 settimane di tentativo di espulsione si possono fare. Che cosa bisogna fare in questo periodo? Ovviamente tutta una serie di accorgimenti che il medico ogni volta deve ripetere ai pazienti perché ce lo si dimentica, perché bisogna avere tanto un'idratazione abbondante, quindi in quel caso lì proprio bisogna cercare di forzare con la diuresi il passaggio di urina e quindi anche l'espulsione del calcolo, bagni caldi, stare nella vasca sdraiati, rilassati, con l'acqua più calda possibile, immersi nella vasca se qualcuno ha ancora la vasca e non ha trasformato in doccia come tutti stanno facendo, ma se uno ha ancora la vasca o alternativamente sotto una doccia bella calda, cercando di rilassarsi il più possibile, poi magari stendendosi a letto, bene al caldo, con di fianco la bottiglia e continuando a bere abbondantemente, facendo quelli che si chiamavano una volta i colpi d'acqua, bere 1,5 litri di acqua in 1 ora e mezza, 2 ore, in maniera da cercare di forzare qualche un po' di tempo. Fare le scale del movimento, per chi è capace di farlo il saltello della corda potrebbe essere estremamente efficace, proprio perché il gesto meccanico del movimento può facilitare la discesa e l'eliminazione dell'acqua. Tutto questo va fatto però con la prescrizione già di un antibiotico, perché se c'è un calcolo nelle nostre vie urinarie bisogna avere una prescrizione già di un antibiotico, magari non già iniziato l'antibiotico, ma bisogna averlo pronto per iniziare, perché la complicanza infettiva di un calcolo che ostruisce e di un'urina che si infetta è un rischio da tenere sempre presente. E poi anche una serie di farmaci che possono essere per esempio gli alfa antagonisti, che sono come la tamsulosina, questi farmaci che si danno nell'uomo per la prostata, no? Per cercare di migliorare lo svuotamento vescicale, si possono dare anche nella femmina con calcolosi per facilitare l'espulsione del calcolo. Ovviamente bisogna avere degli accorgimenti e non tutti i pazienti possono fare questo tipo di terapia.
Lo stesso dicasi per farmaci antinfiammatori. Un farmaco antinfiammatorio che di solito noi nefrologi sconsigliamo, perché noi nefrologi curiamo prevalentemente persone, vediamo più spesso pazienti con insufficienza renale nei quali i farmaci antinfiammatori, l'aureo, il Voltaren, sono assolutamente vietati per evitare di dare proprio fastidio ai reni, ma invece in una persona con reni sani, con un calcolo, un antinfiammatorio può aiutare l'eliminazione del calcolo, ovviamente preso per limitati periodi di tempo, perché sennò può essere dannoso anche a persone con funzione renale normale. Quindi, con tutti questi accorgimenti che vanno anche un po' personalizzati, un periodo di espulsione, di tentativo di eliminazione spontanea del calcolo, si deve e si può fare. Un altro accorgimento fondamentale è che il paziente urini sempre in un contenitore e che guardi nel sedimento se è espulso il calcolo, perché un calcolo delle dimensioni che dicevamo prima, 5-7 mm, anche un centimetro, la donna può eliminare un calcolo da un centimetro e la donna lo può eliminare senza accorgersi. Più delle volte sente un tic nel gabinetto, se il medico non gli ha suggerito prima di urinare in un contenitore. Si è in giro, non si può urinare in un contenitore, ci si porta dietro un fazzoletto di cotone e si urina attraverso il fazzoletto, si controlla se ci sono residui di. Quindi ci sono anche questi accorgimenti. Poi non c'è nulla, benissimo, sciacquo il fazzoletto, me lo metto in un sacchettino e posso continuare il mio lavoro o la mia occupazione. Ma in quel periodo di tentativo di espulsione è tassativo urinare in un contenitore o in un fazzoletto e cercare di raccogliere eventuali residui, perché i residui poi ci possono dire di che cosa è fatto il calcolo. E questo è l'altra cosa che può aiutarci molto nel scegliere poi il tipo di terapia o il tipo di accorgimenti dietetici per evitare la riproduzione di calcolo. Qui vedete la composizione, diciamo, dalla più frequente alla meno frequente dei calcoli che formiamo, che possiamo formare. Il calcio salato è praticamente responsabile della maggioranza dei calcoli, 76-78%, è il tipico calcolo di chi beve poco, quindi vedete scarso volume urinario, ma anche di chi ha difetti del metabolismo del calcio e quindi ha ipercalciuria, cioè una eccessiva perdita di calcio, eliminazione di calcio con l'urina o di ossalato, di ipersaluria o di acido urico, oppure bassa quantità nelle urine di citrato, che è invece una sostanza che noi eliminiamo, che i nostri reni eliminano, ma che ha un potere protettore dalla formazione di calcoli. Il citrato evita la produzione di calcoli. Quindi eliminare poco citrato può facilitare questi calcoli di calcio salato. Poi c'è il calcio fosfato, che può avere varie forme, grossi apatite, bruciche, voi ricordate le camere della grotta di Toirano? Quello può avere forme diverse, anche in base un po' alle condizioni in cui si è formato. Poi abbiamo acido urico, 4,8 fino al 10%, questo capita soprattutto a chi è sovrappeso, chi ha una dieta molto ricca di proteine animali, chi mangia molluschi, chi mangia molti cibi ricchi di purine e quindi ha una grossa eliminazione di acido urico. E infine, fosfato ammonio magnesiaco è la cosiddetta struvite, è il calcolo che si forma in presenza di infezioni ricorrenti, soprattutto da certi germi, e le infezioni urinarie quindi rappresentano il motivo maggiore di perpetuamento del meccanismo che fa creare calcoli. E infine calcoli rari, malattie rare come la cistinuria, che vi dicevo prima, sono dovute a difetti enzimatici. Qui vedete esempi appunto meno affascinanti della grotta di Toirano, ma questi per esempio sulla destra, vedete, questi sono tutti calcoli prevalentemente di acido urico, non solo di acido urico, ma prevalentemente di acido urico. Vedete come hanno forme diverse, caratteristiche anche di colorazione diverse,
accrescimento apparentemente un pochino diverso, vedete che proprio perché possono cambiare il volume di flusso di urina che nel contesto del quale si formano, eccetera. Quello che vedete in alto a sinistra è il cosiddetto calcolo a stampo. Ha praticamente la forma del bacinetto del rene, dove si raccoglie proprio l'urina. E le varie protrusioni sono proprio i calici della pelvi renale. Quello che si forma proprio in presenza di infezioni recidivanti. È incredibile come un calcolo di quel tipo che rimane nel bacinetto e si accresce talvolta può decorrere per tutto il suo decorso in modo asintomatico. Cioè, persone che hanno calcoli di quel tipo non hanno mai avuto un sintomo se non le loro infezioni urinarie ricorrenti, per esempio. Quindi questo va tenuto presente perché tra l'altro in questi casi la terapia è una terapia proprio chirurgica in cui bisogna cercare di togliere il calcolo o se il rene non è danneggiato. Talvolta se il rene ha già una corticale ormai molto sottile ed è un rene che non funziona quasi più, ovviamente in quel caso si fa una nefrectomia, perché il perpetuare dell'infezione talvolta è dovuto al calcolo stesso, che è una focus proprio di batteri, e i batteri sono innovati anche di quello del calcolo, quindi non si riesce a bonificare talvolta, a sterilizzare le urine di un paziente con calcolo di astrato. Quindi se dobbiamo riassumere un pochettino delle raccomandazioni che possono andare bene, diciamo un po' per tutti, perché poi ripeto, ci sono malattie in cui la soluzione è diversa, le raccomandazioni anche dietetiche possono essere diverse, però in generale un'idratazione abbondante deve essere promossa, sempre. Cioè, spesso ci chiedono, ma quanto devo bere? Io già bevo 2 litri al giorno. Al giorno uno suda più o meno senza accorgersi, la cosiddetta perspirazione insensibile è circa 800 cc al giorno, quindi se io come introduzione di liquidi ci fosse solo 2 litri al giorno, io potrei avere una diuresi di 1300 al massimo, perché 800, 700, 800 di sudorazione, il restante in realtà per fortuna c'è anche un bel po' di liquidi nei cibi che mangiamo, la pasta è 70% è acqua, però quello che noi diciamo come consiglio è cercare non di guardare quanto bevi, ma quanto urini. Nelle 24 ore bisogna cercare di mantenere una diuresi superiore a 2,5 litri. Allora, per riuscire a urinare 2,5 litri, devi bere 3,5 litri, se sei uno che suda più o meno 800 cc, no? Quindi è chiaro che l'importante è quello, mantenere una diuresi al di sopra di un certo livello, e 2,5 litri di solito è la soglia per ridurre drasticamente la possibilità di precipitazione di sale. Ridurre le proteine animali, come abbiamo detto prima, secondo me questo è un consiglio che oggi è sempre importante, ma meno di una volta, perché negli ultimi anni c'è più cultura del ridurre la carne, di mangiare la carne o il pesce 2-3 volte alla settimana, 4 volte alla settimana. È raro vedere persone che mangiano carne tutti i giorni o 6 giorni su 7, abbastanza di solito. Quindi direi che un po' la cultura culinaria degli ultimi anni ha già orientato, senza andare sui vegetariani, ma comunque su un atteggiamento un pochino più anche risparmioso, se vogliamo, dell'introduzione di carne o di pesce o di molluschi. Quindi ridurre le proteine animali è un consiglio comunque importante. E la cosa che invece sembra essere contraria alla logica è quella di mantenere una quantità di calcio normale. Uno dice, ma come tutti i calcoli che abbiamo visto, i più comuni sono di calcio salato oppure di calcio fosfato, quindi il calcio andrà ridotto nella dieta. Non è così. Non è così perché intanto lo salato, per esempio, appunto nell'intestino si lega al calcio e viene eliminato con le feci. Quindi in quel caso noi il calcio che abbiamo mangiato e lo salato che abbiamo mangiato lo eliminiamo con le feci perché si compressa. Invece se abbiamo una riduzione del calcio con la dieta, anche una riduzione importante, lo salato è più libero di essere assorbito dal nostro intestino. Quindi abbiamo la nostra ossaluria, cioè la quantità di ossalato che noi eliminiamo,
Quindi una quantità di apporto di calcio sui 1000, cioè un grammo, 1000 milligrammi, 1200 milligrammi, è una quantità di calcio appropriata. Invece la cosa che assolutamente va consigliata è la riduzione del sale. La riduzione del sale si associa, come vedete, ogni riduzione di 100 millimoli di sale eliminato con le urine riduce anche la calciuria in modo molto significativo. Quindi sempre nei produttori di calcoli, sia che siano di calcio salato sia di calcio fosfato, il consiglio è quello di abbassare la quantità di sale nella dieta. Sapete che abbassare la quantità di sale nella dieta è un discomfort incredibile nel primo periodo, delle prime 3 settimane, ma dopo passate le quali poi ci si abitua, il nostro palato si abitua a sentire il gusto in maniera diversa. Ci sono studi molto importanti che hanno dimostrato questo. E gli studi differiscono, qualcuno dice 3 settimane, qualcuno dice 4, ma nell'arco di un mese il nostro palato si resetta e non abbiamo più quel senso sgradevole che abbiamo oggi quando assaggiamo una roba e ci siamo dimenticati di mettere il sale, che è una roba immangiabile, no? È una roba che dice, va bene, la rifaccio perché ho dimenticato di mettere il sale. Invece, abituandosi, dopo 3 settimane o 4, il riuscire a mantenere basso il tenore di sale è una cosa che si riesce a fare. Io mi fermerei qua, avrei ancora una tematica sulla gravidanza che insomma, poteva essere, che mi stava un pochettino a cuore mostrarvi e allora ne approfitto. La calcolosi in gravidanza interessa un numero non basso, ma neanche altissimo, di donne gravide, il 4,7 per 1000 casi, quindi 0,5%, se vogliamo mettere in percentuale, quindi meno della popolazione generale. Naturalmente una gravida è anche una che in quel momento ha delle caratteristiche particolari, di solito riguarda il secondo e il terzo trimestre. E quando si va a fare l'ecografia per cercare di vedere questo calcolo dov'è, se soprattutto la colica è stata a destra, è difficile capire perché spesso una dilatazione del rene destro la si vede nella gravida, anche senza calcolo. Cioè una donna gravida che sta bene può avere una dilatazione del bacinetto del rene destro indipendentemente dal fatto che ci sia un'ostruzione. Proprio perché il feto grava un pochettino di più sull'uretero di destra e quindi in qualche modo il rene rimane lievemente ectasico, diciamo, cioè un po' più ampio il bacinetto senza avere una vera e propria magari idronefrite, però insomma può manifestare una certa dilatazione. Il calcolo è evidenziato nel 60% dei casi proprio perché l'ecografia talvolta è un po' limitata dal feto stesso, quindi non si può ovviamente affondare nella zona della vescica per andare a cercare il calcolo nell'uretero, è impossibile. Quindi bisogna accontentarsi di quello che si riesce a vedere. Lì è tassativo fare l'esame dell'urina, perché l'esame dell'urina ci dice se c'è sangue oppure no, quindi è molto importante riuscire a capire. Ma come vi dicevo prima, non bisogna neanche rifiutarsi di fare una TAC. La TAC, lodosa, TAC a bassa, diciamo, il raggiamento, chiamiamola così, è una TAC che può dare una quantità di raggi che va dall'1 ai 10 millisievert, che sono ampiamente tollerabili per una persona gravida, sono molti meno di quello che prendiamo mentre facciamo un volo transoceanico in aereo, per dire, dove i raggi che prendiamo sono molto di più. L'altra cosa importante da sapere è che la gravida ha molte più chance di eliminare il calcolo. Quindi anche lì non bisogna farsi prendere dalla smania di fare qualche cosa a tutti i costi. Talvolta il calcolo nella gravida, proprio perché la gravida ha una lassità dei tessuti maggiore per questioni ormonali, analogamente può più facilmente eliminare il calcolo e far passare calcoli anche di dimensioni che una persona non gravida non potrebbe far passare. Per cui questa è un'altra cosa che va tenuta presente. La tansulosina, che vi dicevo prima, è un farmaco che
utilizziamo anche nelle donne, bene, anche nella gravida non ha effetti teratogeni, quindi può essere una possibile soluzione anche in quel caso. Ovviamente, ovviamente questi non sono consigli da prendere, cioè non è per la popolazione, è il medico che ovviamente consiglierà questo tipo di rimedio. Ovviamente, ecco, se parliamo di terapie, e non ho parlato di terapie, ma di terapie di litotrissia, di rottura del calcolo, eccetera, nella gravida ovviamente è tassativamente controindicata la litotrissia extracorporea con onde d'urto, proprio perché ovviamente non è rischiosa per il feto e quindi non è assolutamente fattibile, e invece è percorribile l'ureteroscopia e lo stenting ureterale, quindi manovre di andare a prendere il calcolo dal basso per via transvescicale, invece queste sono fattibili ovviamente se il periodo di tentativo di espulsione del calcolo non è andato a buon fine o non si ritiene essere plausibile per qualche motivo. Mi fermerei qui, mi fermerei qui. Grazie, professore. Municipio 9, Ospedale di Niguarda, dottor Minetti, un saluto a tutti e vi ringraziamo di averci seguito.